vista. Perdonami, Stato italiano, se per errore ho buttato delle bucce di mela nel sacchetto dei rifiuti non organici. La vera saggezza è follia. Per prima cosa, la saggezza, se la saggezza si fonda sull'esperienza delle cose, a chi dei due converrà meglio l'onore di essere chiamato saggio? Al sapiente che parte per pudore non intraprende nulla, o al folle che né il pudore che non ha né il pericolo di cui non si rende conto riesce a distogliere da qualsiasi impresa? Il sapiente si rifugia negli scritti degli antichi e ne ricava solo disquisizioni linguistiche. Il folle, invece, accostandosi da vicino ai pericoli e ai rischi, conquista la vera saggezza. Questa cosa dovete vederla molto bene Omero, anche se è cieco, quando disse: il folle comprende ogni fatto. La coscienza è il luogo del culto. La coscienza è il testo sacro. La coscienza è la via. La coscienza è il luogo del sacrificio. La coscienza è il fuoco. La coscienza è il luogo dell'unione rituale. La coscienza è il luogo del samana. La coscienza è il risveglio. La coscienza è l'amore di Dio. La coscienza è il tempo. La coscienza è lo spazio. La coscienza è il vaso, la giara dalla quale fluisce il divino. Agli uomini e alle donne oggi, come oggi. Piace fare molte cose. Piace guardarsi allo specchio, lisciarsi i capelli con le spazzole e ungerli con qualche unguento, gel, la moda. Lisciare il proprio telefono, come se fosse un membro eretto. Guardare le donne e gli uomini arricciando a mo' di arricciando le labbra, augurare a tutti quanti una buona giornata, tirare fuori la lingua e inumidire la bocca, inumidire la bocca e le guance di saliva. I più si odorano ripetutamente il corpo, penetrando con le narici dentro a camicie, maglioni, maglie. E se l'odore, secondo il proprio giudizio, è non buono, si affrettano a spruzzarsi addosso del profumo con qualche rogatore spray. Tutti quanti camminano con passo frettoloso e le loro scarpe sono traslucide.